Era un po' che non lo dicevo. Modellisti galattici, bentornati nella clinica del Doc. Ebbene sì, sono tornato. Difficilmente riuscirò a tenere i ritmi che avevo in passato e i video saranno molto più diradati, però ogni tanto troverete qualche mio nuovo tutorial qui sul canale. D'altra parte si sa che un dottore non va mai via per sempre, si rigenera. Dunque, come tutti voi ben saprete, quest'estate è uscita la terza edizione di Age of Sigmar. Broken Realms, la saga che si è appena conclusa e che ha portato, con i suoi avvenimenti e le sue conseguenze, all'arrivo della terza edizione di Age of Sigmar. Che ha come ambientazione principale Gur, il reame delle bestie. E quindi quale modo migliore di celebrare questo nuovo setting se non dipingendo un Astral Templar? Dunque, stappate le boccette, affilate i pennelli e iniziamo. Prima cosa da fare, come sempre, applicare il colore di base, che in questo caso sarà uno dei miei nuovi colori preferiti, ovvero il Barachnar Burgundy. Questo è il risultato dopo un paio di passate diluite di Barachnar Burgundy, un bel vinaccia, bello carico, diciamo così. Quello che dobbiamo fare adesso è definire un pochino i vari passaggi, i vari punti di unione fra le varie placche dell'armatura. Come lo si fa? Semplicemente con il Null Noil, che viene applicato direttamente nei recessi, quindi non facciamo una lavatura su tutta la superficie, perché sulle superfici lisce, tipo Marine, tipo Stormcast, non va bene, ma lo facciamo mirato, per esempio qui sugli addominali, qui nelle pieghe, nei recessi, e vedrete appunto che già dà un po' di profondità al tutto. Poi dopo andremo comunque a lavorare con ulteriori luci. Per il black lining ci sono fondamentalmente due strategie, diciamo così. Una, almeno come lo faccio io, sulle superfici un po' più texturizzate io uso direttamente il Null Noil, quindi lasciando che si depositi nelle pieghe della scultura. Su altre superfici, come in questo caso potrebbero essere i gambali, i piedi o le placche, diciamo così, i bordi dello scudo, io utilizzo direttamente il Black Templar, quindi un contrast, cercando di essere il più preciso possibile. Se si sbava, nessun problema, si riprende il colore di base. E questo è il risultato con qualche lavatura mirata di Null Noil. Vedete appunto che qui la parte degli addominali è più definita. Stessa cosa per il volto. Io mi sono concentrato prevalentemente negli occhi,
attorno alle labbra e qui di lato. Ora andremo in pratica a aumentare le luci sulla nostra miniatura utilizzando lo Screamer Pink. Io adesso mi concentrerò qui sul pettorale, sul viso, su queste placche di armatura. Lo scudo lo lascerò semplicemente con base e lavatura mirata perché mi serve successivamente per i metallici, però per il momento ci concentriamo su queste parti. Quindi Screamer Pink a diluizione media e sarà applicato in pratica solo sulle parti più come dire, sulle parti superiori del modello. Già più volte l'ho detto in alcuni miei precedenti video, ricordatevi sempre di direzionare la pennellata verso l'area che state dipingendo. State dipingendo le luci? Muovete il pennello verso le luci, che sia col blending, che sia con le velature, l'importante è questo. State dipingendo delle ombre? Allora andate col pennello verso le ombre. Ricordatevi sempre questa cosa e vedrete che i risultati non tarderanno ad arrivare. Dopo aver lavorato con un po' di velature di Screamer Pink, questo è il risultato. Ovviamente, come sempre, ci sono mille modi diversi per arrivare a uno stesso obiettivo. Si può fare con il blending, con il wet blending, con le velature, tutto sta nel trovare il vostro metodo. Unica cosa, se vedete magari che alcuni contrasti risultano un po' troppo netti, un po' troppo marcati, riprendete il colore di base, quindi il Barracknar, e fate qualche velatura per ammorbidire il tutto. Ora, in puro stile GV, profilature. Utilizzerò il Pink Horror e ovviamente andrò a profilare tutte le zone più in rilievo, quindi i bordi del pettorale, i singoli muscoletti degli addominali, le placche qui dei parafianchi e i lineamenti del volto. E con questo l'armatura è terminata. Ci concentriamo adesso sui dettagli metallici. Per prima cosa vi farò vedere come dipingere il gonnello con un colore argento classico. Quindi, prima cosa, base LED Belcher. L'unica accortezza è avere un pochino di attenzione nel non sbavare sulle parti di armatura che abbiamo appena dipinto. Una volta asciutto il LED Belcher possiamo applicare una lavatura. In questo caso io applicherò una lavatura di Nuln Oil su tutta la superficie che abbiamo appena dipinto. Io qui sto dipingendo un argento classico, diciamo così, quindi utilizzo il Nuln Oil. Se volete dare ai vostri metallici degli aspetti diversi anche in base allo schema di colore che avete utilizzato, provate per esempio con il Seraphim Sepia o con l'Agrax se volete dare un aspetto un po' più, come dire, rovinato, un po' più logoro, oppure se volete dare un aspetto un po' più etereo, magico, potete anche utilizzare delle lavature verdi o turchese come il Coelia o il Bieltan Green. Lumeggiare
scaglia per scaglia, diciamo così, con il mio argento preferito, ovvero l'argento della Vallejo Air. Quando lavorate alle luci sui metallici potrebbe essere necessario aumentare un pochino le ombre, quindi ridefinire un pochino i contrasti. Per questo io utilizzo spesso i contrast, quindi su un metallico come in questo caso rifinisco un pochino con il Basilica Non Grey. Se avete utilizzato il Serafin Sepia potreste tranquillamente utilizzare lo Scheletro Nord, mentre se avete utilizzato l'Agrax io vi consiglio il Wildwood. E dipingerò questa zona per mostrarvi il procedimento. Prima cosa da fare, colore di base ancora una volta, con il Retributor Armor. Una volta asciutto, applichiamo una lavatura di Reikland Flash Shade. E ora lavoriamo di luci. Auric Armor Gold e dipingiamo in pratica dove si vedono i riflessi. Prima di passare alle ultime luci, possiamo aumentare un pochino i contrasti con delle velature di Gore Granta 4, che sono da applicare nei recessi. Ultimo passaggio dei dot, dei puntini di luce estrema con il Liberator Gold. E quindi questo è il nostro Astral Templar finito. Come sempre, spero che il video vi sia stato utile, che vi sia piaciuto. Lasciate pure un commento qui sotto, che io comunque vi leggo sempre e vi rispondo. Compatibilmente con gli altri impegni, se avete delle richieste scrivetele pure qui sotto, che cercherò di esaudirle con qualche futuro tutorial, magari un po' come questo qui, un po' più lungo rispetto al solito, che copre un po' di argomenti. Come sempre ragazzi, alla prossima. Ah, dimenticavo, Doc Nico riceve solo il suo appuntamento.
Esiste ancora il Biltan Green? Vi possa essere stato utile? Non credo sia italiano. E quindi questo è il nostro Outro.